Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo: epatomegalia, cause e sintomi. Aumento di volume patologico del fegato. Possibili cause di epatomegalia. Epatomegalia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: acromegalia, cirrosi epatica, emocromatosi, epatite B, epatite D, febbre emorragica Crimea-Congo, fibrosi epatica, malattia di Chagas, malattia di Wilson, morbo di Coley, shock settico, sindrome di Reye, steatosi epatica non alcolica, talassemie, toxoplasmosi, tumore al fegato, cause rare. Amiloidosi, anemia emolitica autoimmune, babesiosi, brucellosi, colangiocarcinoma, colangite sclerosante, crioglobulinemia, cuore polmonare, drepanocitosi, ebola, emocromatosi primitiva e secondaria, emosiderosi, epatite, epatite A, epatite C, epatite E, eritroblastosi fetale, febbre di Lassa, febbre emorragica di Marburg, infezione da citomegalovirus, CMV, insufficienza cardiaca, ipertensione polmonare, leishmaniosi, leptospirosi, leucemia, linfoma, malaria, malattia di Gaucher, mielioidosi, mielofibrosi, mieloma multiplo, neuroblastoma, osteopetrosi, pannicolite, pericardite, policitemia vera, porfiria cutanea tarda, rosolia, schistosomiasi, sferocitosi, sifilide, sintomi dello scompenso cardiaco, trombocitemia essenziale, tumori cardiaci. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.